Eccoci qua, stavolta nessun problema e sta per arrivare davvero un ospite di fama internazionale, un orgoglio per tutti noi italiani, lo vedete in questi maxi schermi bellissimi. Chi sta per arrivare? Sta per arrivare un regista di opera, lirica, teatro, cinema e non solo. In pochi anni si è imposto sulla scena internazionale, è davvero un grande prestigio averlo qui con noi. Signore e signori, vi presento Damiano Micheletto, benvenuto nella timeline di Agora Estate, eccoci qua. Buongiorno. Ciao, ciao. Grazie Damiano per essere qua con noi. Grazie a voi. Allora, questa sera c'è uno degli eventi dell'estate, possiamo dire. Tu sei qua perché questa sera a Caracalla cosa succede? C'è il suo MAS di Bernstein. Tutto pronto? Sì, sì, tutto pronto. È un'opera di Bernstein proprio, quindi è un compositore americano del secolo scorso, quest'opera del 1971. Ed è la prima volta che si fa in Italia in forma scenica, è stata fatta in versione di concerto, ma questa volta la facciamo con tutte le masse artistiche del Teatro dell'Opera di Roma e sarà un grande evento. E adesso, poi più avanti nella puntata, ne approfondiremo e parleremo bene appunto del suo MAS. Le piacciono questi maxi schermi con alcune delle sue opere, visto che bello studio che abbiamo? Stupendo, grazie, grazie davvero. Eh sì, allora, visto che lei, mi ha colpito una sua dichiarazione, perché lei ha detto voglio far innamorare tutti dell'opera, no? e delle sue opere, quindi non solo gli esperti di settore, ma lei vuole far arrivare l'opera a tutti. Voglio farle vedere questo, parto dal mio tablet, questo filmato che è virale sui social, sa che qui a Timeline non raccontiamo i social, no? Pensi, Walter Chiari, questo video ha oltre 80.000 visualizzazioni e negli anni 70 Walter Chiari cercò di far innamorare tutti della lirica imitando i cantanti, insomma, dell'opera lirica. Glielo faccio vedere perché è davvero virale, lo vediamo, clip 1. E chi mai trova d'accanto quel bambino? E guarda il maestro, maestro. Calma, chi fa bello, chi muoia, il maestro si muoia. Tutta sensazione la gente, là, tutti con la mano, al picchiettato del basso, lì contento. Abbetta, zingara, frusca e vegliarda, stringeva i simboli, di maliarda. Poi tutto contento che andava bene, si dimentica completamente, oramai tutto contento. E sul fanciullo, bombino, colpa picchiera, lo vedevo che rideva Micheletto. Sì, mi faceva venire in mente, c'è anche un altro filmato di Cesco Baseggio, che è questo grande attore veneto di tradizione goldoniana, che in televisione impersonificava il corista, cioè l'artista del coro, e faceva la parodia di questo... Cioè com'era? E veniva con la lancia, con la barba, con lo scudo, e diceva io sono un vichingo che devo fare Wagner... Molto voto a Chiari, cantante di opera lirica? Ma lui è un artista tutto tondo, voto 10. Per cui voto 10 totale, sì. Allora, per arrivare però veramente al tema importante, no, di quest'oggi, come si è innamorato lei dell'opera, della lirica, del teatro non solo, e soprattutto come si fa a far innamorare davvero tutti? Come facciamo a far arrivare la lirica a tutti? A chi magari l'ama di più, a chi l'ama di meno, a chi è più esperto, a chi è meno esperto? Come si fa secondo lei? Ma io penso che non ci sono delle ricette se non una, cioè riuscire a portare delle emozioni autentiche sul palcoscenico, perché il pubblico, di qualsiasi sia la natura del pubblico, quello che cerca è emozionarsi, cerca qualche cosa di autentico, il fatto che sei lì dal vivo, e quindi l'opera è qualche cosa che non deve arrivare solamente qui, ma deve arrivare anche al cuore e anche alla pancia, cioè deve essere una cosa che... Magari non capisci le parole, magari non capisci, non conosci la storia, però c'è un momento in cui una melodia, un'immagine, una visione ti parla, ti emoziona, ti cattura. E quindi per me è questo fattore qui, il fattore che non deve essere una cosa che presupponga una conoscenza, ma deve arrivarti in maniera diretta. Mio nonno faceva il falegname, era una persona molto semplice, però cantava le arie delle opere. E vuol dire che in qualche modo questa cosa qui parlava a lui, lo emozionava, gli ricordava qualche cosa. È bellissimo quello che lei dice quando dice anche se non si capiscono le parole l'importante è che arrivi alla pancia, quindi non dobbiamo sentirci sbagliati, in difetto, magari inferiori, se magari non capiamo molte volte quello che stiamo ascoltando. L'importante è che arrivi l'emozione, che arrivi la passione, l'intensità. Sì, questo è alla fine il potere della musica, no? Quando anche un ragazzo prende una canzone di 3 minuti e piange... Beh, vuol dire che quella canzone, quelle melodie, anche molto semplici, in qualche modo lo riguardano. Verissimo. Queste melodie che abbiamo noi e questa musica che ci sarà anche questa sera a Roma è
di una ricchezza così grande che non a caso poi queste opere continuano ad essere fatte per centinaia di anni. Ecco, voglio arrivare allora a queste opere, no? Perché appunto, come ho detto, lei in pochi anni si è imposto sulla scena internazionale, davvero battendo ogni record, nella lirica, nell'opera e non solo. Deve sapere che sui social vengono pubblicati i suoi lavori. Parto da questo hashtag, dal mio tablet, hashtag Damiano Micheletto, lo possiamo vedere, eccolo qua. Deve sapere che quando poi le persone vengono a vedere, insomma, le sue rappresentazioni, le postano sui social. Per esempio, che ne so, hanno postato questa foto dei momenti, insomma, dei ringraziamenti finali. Prima di arrivare a capire anche lei cosa ne pensa dei social, vogliamo farle un grande omaggio e ricordare alcune delle sue rappresentazioni, quelle anche più appassionate, quelle più intense. Lo dico anche a chi ci sta seguendo, perché davvero adesso rivedremo dei momenti molto molto intensi anche emotivamente. La vogliamo omaggiare così. Clip 2. Non trovo pace. Io un intrigante! Intrigante! Moccioso sbarbatello! Vecchio pacucco gesuita! Stai zitto, se no ti prendo il fucile e ti impallino come una pernice balordo! E tutti quanti! Oddio, il cuore! Ha tolto di viltate, d'acciato mai sarò! Vedevo che si riguardava molto attentamente. Sì, con che occhio si riguarda? Con occhio critico, con occhio attento? Anche emozionato? Sì, poi il fatto è che non sono mai contento poi di una cosa quando la rivedo, ovviamente. Vedo sempre i difetti, le cose. Sì, è tutto migliorabile sempre. Però, e anche mi sento, come dire, siccome all'inizio del mio percorso mi chiamavano l'enfant terrible perché ho iniziato abbastanza presto a fare delle regie. E l'ho detto, ha battuto ogni record a livello adesso internazionale. Adesso mi sento già un po' vecchio, quindi... No. Ma questo suo spirito critico è forse il motore che la spinge ad andare avanti? Cioè, forse il suo modus operandi? E questo non essere sempre contento, come ha detto lei, no? Beh, penso sia fondamentale per ognuno che ha un obiettivo creativo. Ma anche per un direttore di un'azienda è uguale, secondo me. Cioè, anche chi non è etichettato come artista, però fa un lavoro creativo, deve avere nel suo DNA il fatto di non accontentarsi e di in qualche modo rilanciare sempre. E questo... E lei, e la soddisfazione quando arriva? In che modo? Per lei? Beh, la prima soddisfazione... In cosa? Quando si sente soddisfatto? Quando riesco a, insieme con il team di persone con cui lavoro, perché poi il risultato di anche queste immagini è il risultato di una collaborazione con uno scenografo, con un light designer, con una costumista, con un videomaker, con un coreografo. Quindi anche questa sera a Roma ci saranno tutte queste figure insieme. Tra poco ne parliamo. Ora ci fermiamo qualche secondo e poi tra pochissimo torniamo sempre con il regista italiano di fama internazionale, grande orgoglio, grande prestigio, Damiano Micheletto, qui nella timeline di Agora State. Rieccoci qui con, ve l'ho detto, il regista italiano più famoso al mondo nell'opera, nella lirica, nel teatro, anche nel cinema in questo momento, Damiano Micheletto. Rieccoci qua. Allora, durante la pubblicità mi stava dicendo una cosa interessante, perché lei mi diceva che anni fa non c'erano i sottotitoli durante le opere, quindi addirittura si capiva ancora meno. Sì, sì. Oggi siamo abituati ad andare a teatro, all'opera, e ci sono i sottotitoli, addirittura nei teatri più prestigiosi i sottotitoli sono davanti alla poltrona. Ma questo è un bene o un male? Cioè rendere così accessibile l'opera? No, è... Allargare la platea, un bene? È benissimo che ci siano i sottotitoli e mi chiedevo una volta, quando non c'erano i sottotitoli, veramente la conoscevi a memoria oppure non capivi nulla della storia, nel senso di quello che dicevano. E quindi ancora una volta è la potenza di una visione, la potenza di quello che la musica ti porta. E quindi creare una cosa che ha la musica e la scena sul palcoscenico... può essere molto emozionante, deve essere vista appunto non con uno sguardo legato a preservare una tradizione, ma fare in modo che questa tradizione comunichi ed emozioni la gente di oggi.
Allora, voglio rimanere sempre sul suo Bernstein, di cui tra poco parleremo, perché proprio lo stesso Bernstein era convinto, lui diceva, di migliorare il mondo con la musica. E non possiamo non parlare del momento storico in cui ci troviamo, no? Questa guerra in Ucraina, dove vediamo che la musica è molto centrale. Abbiamo visto, per esempio, l'aveva visto anche lei, no? Tanti che cantano in mezzo alle macerie, suonano il pianoforte in case distrutte, in situazioni davvero molto drammatiche. Deve sapere che l'hashtag, questo qui, contro la guerra, ha milioni e milioni di visualizzazioni su TikTok. Lo possiamo vedere dal mio tablet. Ecco qua, 3,7 milioni di visualizzazioni. Allora noi cosa abbiamo fatto? Clip 4, abbiamo messo in fila un po' dei video, quelli virali, quelli più davvero anche che hanno colpito tutto il mondo, proprio di questa musica contro la guerra. Glieli voglio mostrare e poi torniamo qui. Partiamo da qui. Sono davvero video che colpiscono, no, Micheletto? Ecco, quale valore ha la musica? Può essere uno strumento anche di dialogo, per esempio, uno strumento di pace? Cosa rappresenta, secondo lei? Beh, la musica è qualcosa che va oltre alle barriere linguistiche, oltre alle barriere nazionali, ed è un linguaggio che è fatto proprio per comunicare in maniera capillare, in maniera diffusa. E poi la musica, alla fin fine, non sono pietre, non sono mattoni, non sono costruzioni, è aria, sono onde sonore in movimento, è una cosa molto semplice alla fine, pur potendo essere anche molto complessa. Però penso proprio che sia nella sua natura quella di, appunto, respirare, quella di andare oltre alle etichette, oltre alle barriere, che sarà uno dei temi poi dello spettacolo di questa sera. Allora lo vediamo subito, abbiamo le immagini, clip e tre che possiamo mostrare a tappeto. Questa sera lo riceve uno degli eventi dell'estate, dopo 50 anni ritorna il Master di Bernstein, mai stato rappresentato prima in Italia, giusto? Sarà un mix, ho letto, di jazz, rock, musica classica, cosa dobbiamo aspettarci? Beh, un po' di tutto questo, nel senso che è un'opera che non ha un'etichetta. Mass significa messa, quindi Bernstein scrisse questa messa dove il celebrante inizia a creare una messa cantando l'alleluia, cantando tutte delle liturgie che fanno parte del rito cattolico, ma ad un certo punto va in crisi, e su questa crisi, che è un po' la crisi di una società che cerca Dio e non sa dove trovarlo, cerca una spiritualità, ma oggi facciamo fatica a dare un posto, una casa alla spiritualità, e noi abbiamo messo il tema del muro, il muro come qualcosa che è esattamente l'opposto della messa. La messa è una comunità di persone che cerca una fratellanza, e il muro è quello che va a rompere, a disunire, ad allontanare le persone. Sulle macerie di questo muro che viene distrutto c'è forse la speranza e la possibilità di un futuro migliore. Bellissimo, bellissime parole. E la voglio anche ringraziare perché oggi davvero ha fatto innamorare ognuno di noi dell'opera, della lirica. Quindi insomma, appuntamento questa sera a Caracalla e non solo, perché insomma sono anche altre date. Io voglio ringraziare Damiano Micheletto. Grazie davvero. Grazie, grande onore, grande prestigio.